Siamo a Genova, due passi dal Palazzo Ducale, da Piazza De Ferrari, all'hotel Bristol Palace, che fa parte del gruppo Due Torri Hotels, con il direttore Giovanni Ferrando. Buongiorno, Buongiorno, ben direttore. arrivata. Questo hotel dai primi del Novecento è sempre stato il cuore pulsante della vita culturale della città. Senz'altro, assolutamente sì. Il Bristol, nato nel 1905, sin da subito hotel, un palazzo in puro stile Liberty, è sempre stato, come diceva lei, il cuore pulsante della città, non solo culturale, ma punto di riferimento dell'ospitalità dell'alta borghesia europea e della bella società. Ecco, tra l'altro proprio all'esterno un'insegna ci ricorda la regina. Abbiamo qui un'insegna, una targa all'interno, la regina madre Margherita di Savoia nel 1911, fine giugno 1911, ha concesso all'allora proprietario e amministratore dell'hotel Bristol Palace, il commendator Fioroni, l'opportunità di poter utilizzare lo stemma reale in tutta la corrispondenza dell'albergo. Anche i primi dépliant cartacei avevano appunto il logo della regina madre, la regina Margherita. Ecco, le emozioni, lo spirito della Belle Époque si respira in tutta questa struttura. Noi siamo qui in questo salotto antistante alla reception, che è proprio l'emblema dello stile Liberty. Queste linee curve, questi elementi floreali sono proprie di questo stile che ha avuto come periodo fine Novecento, primi del Novecento, e si respira in tutto l'hotel. Ecco, tra l'altro quindi non solo negli spazi comuni, ma anche le camere hanno mantenuto questo spirito, pur essendo state totalmente rinnovate. Diciamo che il nostro gruppo Due Torri Hotels, io per primo, che ho anche parzialmente curato la ristrutturazione, il leitmotiv è stato la ristrutturazione, ma mantenendo il cuore e lo stile dell'albergo. Quindi dallo scalone, dalla ristrutturazione delle camere, mantenendo gli arredi e i parquet antichi. Quindi abbiamo recuperato e ripristinato tutto quello che si poteva ripristinare. Direttore, 133 camere, di cui 5 suite in questo hotel Bristol Palace, ma come sono queste suite? E le suite sono, a quello che dicono i nostri clienti, molto belle, ma la loro caratteristica principale è che sono una diversa dall'altra. Sono caratterizzate da colori diversi, da arredi diversi, sono ovviamente molto spaziose, raggiungono quasi 100 metri quadri. Le concezioni di spazio e di dimensione nell'epoca passata erano sicuramente diverse di quelle comuni, e quindi hanno, come tutte le suite, una zona notte divisa dalla zona giorno. Alcune di queste, ovvero le Junior, hanno un balcone, un bow window che permette una meravigliosa vista su Piazza De Ferrari e sulla Cattedrale di San Lorenzo. Questi sono i libri speciali della buonanotte che vengono lasciati agli ospiti dell'Hotel Bristol Palace. Cosa sono esattamente, direttore? Questi libri della buonanotte è un cadeau che il nostro gruppo Due Torri Hotels ha ideato per tutti gli alberghi del gruppo. Sono dei viaggiatori, degli scrittori, dei poeti che hanno soggiornato in passato in uno dei nostri alberghi. Nello specifico, questo è un racconto di una contessa, Marguerite Blessington, che durante il suo viaggio, venendo a Genova, ha decantato lo splendore dei palazzi, del sistema dei rolli e della delizia della cucina di Genova. Principe, è il nostro pesto. Quindi è un piccolo racconto che i nostri ospiti ricevono nella messa notte a camera, vicino al cuscino, Vedo per in inglese e in benedirlo. italiano, perché qui c'è una clientela internazionale normalmente Beh, anche. diciamo che il Bristol ha quasi più del 50% di clientela straniera, che la stiamo riaspettando a braccia aperte, perché soprattutto il Bristol, che ha una storia, il nostro cliente straniero, soprattutto americano, ricerca un'esperienza di viaggio. Non tanto, non solo nei servizi, che negli alberghi di prima fascia, di prima categoria, si dà per scontato che abbiano, ma voglio vivere un'esperienza turistica. Quindi il Bristol trasuda di esperienza, di storia da tutti i pori. Beh, Questo scalone spettacolare è il simbolo un po' dell'Hotel Bristol Palace, direttore. lo scalone del Bristol forse è la cosa più conosciuta e più famosa, e forse anche più fotografata dai nostri clienti. E tra l'altro si dice che proprio questo scalone abbia ispirato Hitchcock per Vertigo, la donna che visse due Beh, i volte. nostri storiografi ci hanno appunto raccontato che Alfred Hitchcock, che è venuto qui a Genova due volte, la prima volta nel 25 quando ha girato A Pleasant Garden, ha
ha avuto l'ispirazione dalla nostra scalone ellittico sospeso nel cielo e poi ha pensato di girare il film Vertigo, La donna che visse due volte, il titolo italiano. Alfred Hitchcock, che è solo uno dei tanti personaggi che si sono avvicendati all'interno dell'Hotel Bristol Palace, direttore. Beh, dal 1905 il Bristol ha annoverato importanti personaggi. Abbiamo avuto l'imperatore Hirohito, l'infanta di Spagna, Edmondo De Amicis, Luigi Pirandello, un altro personaggio famosissimo di cui abbiamo trovato le fotografie, Guglielmo Marconi, socio fondatore del più antico club Rotary genovese, qui nella nostra sala Giotto. E poi lungo questo scalone c'è stato anche un famosissimo concerto. Sì, nel 2016 abbiamo avuto 101 violoncellisti che hanno eseguito la loro performance nello scalone del Bristol, che ha fatto cassa di risonanza diffondendo queste note meravigliose in tutto l'albergo. Bellissima la terrazza dell'Hotel Bristol Palace per colazioni, pranzi, aperitivi e cene proprio nel cuore di Genova. Direttore, è accessibile anche agli esterni? Sì, tutti gli esterni possono accedere al nostro ristorante, sia alla terrazza che al ristorante Giotto. È uno spaccato aperto nel verde e nel cuore della città, molto apprezzato dai nostri ospiti. Ecco, da qui veramente abbiamo a due passi tutto. Piazza De Ferrari a 50 metri, Teatro Carlo Felice, la Cattedrale di San Lorenzo e non dimentichiamo poi le vie dello shopping, via 20 Settembre e via Roma, che sono qua sotto. Essendo Genova tra l'altro una città col clima così mite, questa terrazza può essere utilizzata anche nelle stagioni magari dove altrove è più freddo? Beh, da giugno a ottobre la terrazza viene utilizzata sia per servire la prima colazione a buffet, sia per lunch che per la cena. È capitato che a novembre-dicembre, siamo comunque a Genova, una città di riviera, una città di mare, abbiamo fatto degli eventi all'esterno. Abbiamo anche delle lampade riscaldanti che permettono ai nostri ospiti, anche nella stagione invernale, di godere di questo poi che diventerà un giardino d'inverno. Qui siamo al ristorante Giotto, che è il fiore all'occhiello dell'Hotel Bristol Palace. Direttore, qui in Liguria e a Genova avete una cultura gastronomica davvero particolare. Come la raccontate ai vostri ospiti? Beh, innanzitutto con la tradizione. Il nostro menù è un menù che tiene sicuramente conto delle eccellenze del territorio. Il pesto lo facciamo noi con gli ingredienti del disciplinare, il pesce azzurro, il pesce del nostro golfo non può mai mancare, con alcune varianti gourmet, perché questa sala con questi affreschi prevede assolutamente un'interpretazione delle ricette classiche genovesi. Ecco, raccontiamo un po' questa sala particolare. Beh, la sala è dei primi del Novecento, è la famosa sala Giotto. Qui, come vi raccontavo prima, abbiamo la foto d'epoca, così com'è, in bianco e nero, con un tavolo imperiale, Guglielmo Marconi al centro della foto, che sancisce la nascita del Club Rotary Genova. Quindi è un ritorno al passato. Qui, dicevamo, tradizione gastronomica particolare raccontata con le ricette più così antiche, ma quali sono le specialità del ristorante? Beh, come dicevo prima, il nostro menù è un menù dove ci sono dei piatti veramente della tradizione. Le trofiette di reco al pesto, i pansotti alla crema di noci, le acciughe, le nostre acciughe impanate e fritte, perché i nostri ospiti vogliono provare tutti i piatti tipici fatti come erano fatti un tempo dalle nostre mamme e dalle nostre nonne. E poi, ovviamente, essendo un albergo con clientela internazionale, dobbiamo inserire anche dei classici della cucina nazionale italiana. La lasagna è un piatto che i nostri ospiti stranieri apprezzano anche qui in Liguria, perché siamo in Italia e il nostro motto è, del nostro gruppo, benvenuti in Italia. Quindi dobbiamo dare il benvenuto ai nostri ospiti in Italia, nella nostra bella città che è Genova. Tradizionalmente, infatti, chi viene all'Hotel Bristol ricerca proprio anche tutte quelle che sono le tradizioni e la cultura legata ai valori di questo albergo. Da qui, quali sono le altre esperienze che vengono offerte ai clienti, le visite, le gite, sia in città che fuori? I nostri ospiti cercano un'esperienza di viaggio. Ormai è il turismo neanche 2.0, ma 3.0. Quindi noi cerchiamo di offrire al nostro ospite non tanto, non solo un'esperienza all'interno dell'albergo con un servizio personalizzato, ma poi offriamo delle esperienze anche nella nostra bella città. A titolo esemplificativo, una gita in battello nel porto di Genova
oppure a San Fruttuoso di Camoglio, a Portofino, la visita delle botteghe storiche che sono tutte qui raggiungibili a piedi, per non dimenticare il sistema del Palazzo dei Rolli, o come una gita in barca a snorkeling nelle baie, qui nelle calette che ci sono qui attorno nei paesetti vicino a Genova. All'hotel Bristol Palace vengono organizzati degli show cooking molto apprezzati dagli ospiti e io vorrei sapere dal direttore qualche segreto sul vostro pesto genovese. Il nostro pesto genovese rispetta il disciplinare, quindi siamo molto metodici nella scelta degli ingredienti e soprattutto nelle procedure per fare il pesto genovese. Quindi io da buon genovese, da genovese DOCG come molto spesso dico, utilizziamo ovviamente il basilico di Pra, che è l'unico basilico che sente l'odore del mare della nostra Riviera Ligure e che permette al pesto di assumere questo colore verde molto acceso e soprattutto non forte. I pinoli, che normalmente dovrebbero essere quelli di Pisa, l'unico elemento non genovese, ma sicuramente di un pinolo di una pigna marittima, perché l'elemento del mare è quello che caratterizza un po' tutte le nostre ricette e la loro conservazione. Il formaggio parmigiano, 2/3 di parmigiano, 1/3 di pecorino, sale grosso e poi l'immancabile olio della nostra riviera, della riviera di Ponente, e l'aglio. C'è chi l'aglio non piace, ma nel disciplinare uno spicchio d'aglio per persona va messo. E poi per chi ha tempo, voglia e passione, il mortaio di marmo e il pestello e tanto olio di gomito. Passione, metodica, e il pesto è amore, perché la cucina prevede anche tanto amore. Questi sono i segreti per fare un pesto come faceva la nonna a casa. Il turismo 3.0 prevede anche una grande attenzione alla sostenibilità ambientale. Nel caso dell'Hotel Bristol, voi come vi comportate in questo senso? Beh, il gruppo Due Torri Hotels è sempre stato ed è molto sensibile al risparmio energetico e alla sensibilità ambientale. Quindi i nostri punti cardine che stiamo portando a termine, stiamo addirittura implementandolo, è avere un trattamento del riciclo dei rifiuti che si producono all'interno dell'albergo, applicando una differenziata in un modo molto standardizzato, cercare di evitare il più possibile la plastica, quindi anche le nostre, abbiamo sostituito tutte l'acqua di cortesia con delle lattine di alluminio riciclabili, sempre logate a Due Torri Hotels, tutta la nostra corrispondenza, tutta la carta che noi utilizziamo è una carta che viene prodotta con un sistema sostenibile, quindi carta riciclata. Diciamo che noi per primi crediamo in questo progetto, ma i nostri clienti, molti dei nostri clienti, scelgono il nostro albergo perché ha questa cultura, questa sensibilità. Tutti noi dobbiamo contribuire nel nostro piccolo a cercare di rendere questo nostro mondo il migliore possibile.